Buongiorno a tutti, lettori di Social BG. Oggi abbiamo un'opportunità straordinaria per conoscere un film che si chiama Unplanned e sono veramente grato alla distributrice italiana del film, Federica Picchi, per l'invito che mi ha mandato a partecipare. E ci saranno due date, la prima il 24 giugno al Capitol è sold out. E quindi anticipiamo già la seconda data che è il 28 giugno a Seriate, al Cineteatro Gavazzeni, e diamo quindi il benvenuto a Federica. E se ti vuoi presentare un po', Federica, per chi non ti Sì, allora conosce. innanzitutto grazie di questa bella opportunità, un saluto a te, un ringraziamento a te, un ringraziamento al pubblico che ci sta sentendo. Io ci tenevo molto a invitare un assessore alla gentilezza a vedere il film, perché proprio è un film sulla gentilezza, sul condividere insieme dei momenti anche non semplici di vita che però ci aiutano, ci interrogano a migliorare questa nostra società. Allora, due parole su di me. Io ho studiato economia vicino a Bergamo, ho studiato economia a Milano, in Bocconi, e poi ho fatto tanti anni di banca d'affari e giravo veramente tanto. Io mi occupavo di emerging market, quindi Sub-Sahara Africa, Latin America, e giravo molto. Strutture debite e derivati, quindi facevo operazioni complesse. Devo dire che a un certo punto ho capito, lavorando molto con paesi ricchissimi di materie prime, ma dove la ricchezza non era ben distribuita, anzi a livello di società aveva qualche problema, appunto l'educazione, la crescita appunto sociale del paese, mi sono resa conto che la vera ricchezza di un paese non sono le materie prime, non è l'oro, ma è proprio la cultura. Ed è da lì che ho voluto nel 2010 fondare Dominus Production, proprio per portare storie vere, testimonianze vere, reali al grande pubblico e nelle scuole. Quindi io dal 2014, perché il primo film ho creato Dominus nel 2010, nel 2014 il primo film Cristiada, che qualcuno di voi ricorderà, credo che Eh anche sì, Alessandro l'abbia visto, assolutamente. è una storia vera molto bella con Andy Garcia, Eva Longoria, attori veramente molto bravi. Ed allora, insomma, questo è il nono film. E sono tutte storie vere che interrogano il pubblico, lo interrogano, lo spingono, soprattutto i più giovani, a voler migliorare la società in cui viviamo. Tornando ad Unplanned, è la storia di Abby Johnson, quindi questa direttrice di una clinica, la Planned Parenthood, una specie di mostro sacro americano che pretende di pianificare la genitorialità, e vediamo quanto sia complesso quando l'uomo vuole sostituirsi al creatore, no? Perché pianificare la genitorialità fa capire quanto ci si voglia sostituire a quello che è la bellezza del mistero, fa sì che poi le cose non tornino. E Abby Johnson, che è una donna che ha sempre voluto aiutare le altre donne, quindi si è sempre fatta in quattro, ecco, per difendere i valori di giustizia, almeno quello che lei crede essere giusto. Si è sempre dedicata per 8 anni, anima e cuore, a questo colosso, tra l'altro con finanziatori importanti, Gates, Soros, Buffett, quindi nomi molto importanti, finanziano la Planned Parenthood, fino per un caso fortuito a rendersi conto realmente. Si è scontrata un po' con la realtà dei fatti. Questa cosa l'ha profondamente interrogata e l'ha spinta poi a modificare la sua vita, ma non la sua missione, il suo operato, cioè aiutare le altre donne. Quindi è un film d'inchiesta, un film che dona anche molta speranza, perché fa vedere che quando si agisce per un bene più grande, alla fine si è sempre vittoriosi, anche se lì per lì c'è qualche ostacolo, qualche vicissitudine, che è quello che accade a Abby Johnson. Insomma, arriva anche a dover fronteggiare la Planned Parenthood in una causa legale, e non è il massimo, dato che la Planned Parenthood, come abbiamo Certo. visto, ha anche dei sostenitori abbastanza importanti dal punto di vista monetario, ecco, umano. Però lei lo fa con grande eroismo, grande senso del dovere, senso civico.
e il film fa vedere una bellissima, c'è cioè un bellissimo lieto fine che è reale, accade realmente. Cioè, è una bellissima storia che veramente credo che doni ad ognuno di noi tanta forza e tanta speranza, per ritornare su un termine che secondo me è molto importante, è un po' la chiave del film, e ci fa capire quanto veramente ognuno di noi abbia un potenziale infinito. Dobbiamo solo credere in quello che facciamo, in quello che siamo, ecco, e devo dire che poi le porte si aprono. Guarda, io ti ringrazio di cuore perché trovo grande sintonia con il tuo approccio e il tuo modo appunto di vivere il lavoro, perché proprio anche come è nata questa rubrica su Social BG ha lo stesso DNA, cioè raccontare le storie belle che la vita scrive. E quindi questa cosa a me colpisce perché questa rubrica su Social BG è nata fondamentalmente raccontando la storia del Billy Elliot italiano, no? Che era un ragazzo di Bergamo entrato in una scuola, pensa, gestita da un ragazzo che si chiama Ermanno Rossi, che aveva fatto il talent show di Amici, era arrivato nella prima edizione al terzo posto e poi ha aperto questa scuola prendendosi cura e a cuore dei giovani. E poi questo ragazzino che non aveva mezzi di sostentamento per frequentare una scuola così importante è stato adottato da una comunità ed è diventato primo ballerino a San Pietroburgo, no? Wow. E questa cosa a me colpisce tantissimo perché anche il richiamo del film è che ogni vita c'ha dentro un mistero. C'ha dentro un mistero per cui se uno l'accoglie e lo accompagna dà credito al fatto che quella vita è per un bene comune. Certo. E certo, poi quando, diciamo, il talento esplode, no? Diventa riconoscibile. Ma la grandezza, soprattutto, è quando in quelle figure come Abby, mi sembra proprio di capire, perché poi non ho ancora visto il film e sono curiosissimo, per cui ci saranno due momenti, ci sarà questo momento di totale supporto all'iniziativa e lo faccio veramente con grande entusiasmo e poi ci sarà, come sanno alcuni miei lettori, per alcuni film io poi scriverò direttamente la recensione, ovviamente in base alla mia sensibilità, però ecco, già vedo che questa storia, quando parla di vita, che è un altro elemento che mi ha colpito nel ricevere il tuo invito, per cui ti sono profondamente grato, perché c'era amicizia, vita e speranza, no? E quindi come ultima domanda ti chiedo, qual è l'augurio che fai alle persone che verranno? E soprattutto, andiamo anche un po' su una domanda scomoda, se questo è un invito, diciamo, solo a chi ha già un'idea di rispetto della vita come quella a cui arriva Abby, oppure invece è un invito anche alle Abby prima di quell'imprevisto di cui parli tu. E quindi se questo film può essere un imprevisto. Sì, assolutamente. Guarda, Alessandro, hai proprio colto nel segno. Questo film è per tutti, è aperto a tutti, anzi, è soprattutto per le persone che credono ci sia un'unica strada, perché il film fa vedere quanto la ricchezza della vita, dell'imprevisto, come tu dici, se accolto nella sua pienezza, ci rende capaci di superare i nostri limiti. Quindi proprio un invito per chi, anche su Bergamo, devo dire che l'accoglienza è stata straordinaria. Il 24, non so se sai Alessandro, è stata prima messa a disposizione una sala, subito sold out, una seconda, una terza, una quarta, insomma, quattro sale tutte piene. E credimi, in questo periodo per il cinema è una cosa più che eccezionale, perché ma questo film veramente attira tante persone. E il 28, dove spero di averti, perché sei sicuramente ci una sono. Persona di una ricchezza riflessiva veramente speciale, e quindi con te avremo modo poi dopo il film di arricchire anche un piccolo dibattito. Il 28 sarà alle 8:40 il film. Ecco, mi piacerebbe tanto che le persone
venissero senza alcun pregiudizio, perché questo non è un film né che giudica né che dà i pregiudizi. Abby Johnson era convinta, nel senso, le aveva fatto diversi aborti, ha fatto fare più di 60.000 aborti, quindi insomma è una donna che ha una convinzione molto forte, e però è stata capace di superare anche nel dolore una sua settaggio mentale, la sua vita era dedita a quello, non che non gli sia costato, ma l'ho fatto proprio per onore di verità, con grande apertura mentale. Quindi è un modo per interrogarci tutti e dare il benvenuto a tutti, anche chi magari la pensa assolutamente diversamente da Abby, e magari non ha neanche voglia di mettersi in discussione, tra virgolette, vuole affermare la sua verità. Insomma, c'è spazio per tutti, perché poi nel dibattito dopo il film sarebbe bello avere anche appunto punti di vista diversi, in modo tale da poter cercare di veramente ricercare la verità tutti insieme, con la più grande onestà intellettuale possibile. Ecco. Guarda, su questo io ti ringrazio davvero, perché io credo che uno dei punti più interessanti di un incontro su un film così intenso, io ho visto il trailer, quindi ammetto che prima di questa intervista sono andato a vedermi il trailer in inglese, perché anche quando si sente in lingua originale ci sono anche delle emozioni che passano, fermo restando che il doppiaggio italiano è stupendo. E io credo che proprio per guardare questo film si possa arrivare ad una domanda che non è chi ha ragione, ma come si fa a vivere? Bravo. Perché il chi ha ragione, soprattutto in questo periodo storico, crea muri e crea distanza. Ma come si fa a vivere? E allora implica già che una relazione. E quindi come si fa a vivere quando ci sono delle difficoltà? Come si fa a vivere quando nasce un bambino? Non è facile, cioè, nel senso, ho 4 figli, vi posso garantire, e soprattutto in questo periodo che la scuola è finita, lavorare con bambini non è facile. Però ecco, la cosa che ci tengo proprio è che tanto ritrovo in te è che per fare cultura ci vuole proprio questa disponibilità a lasciarsi condurre anche in terreni scomodi, no? Proprio come fanno i bambini, perché i bambini ti portano in luoghi dove magari non ci andresti. Magari all'inizio ti difendi perché dici, ah no, io già so. Poi in realtà uno ti dice, andiamo. Ecco, quindi io voglio proprio estendere questo invito che mi hai fatto, che io accetto assolutamente, quindi il 28 ci sarò sicuramente, proprio questo invito così, con la semplicità di un bambino che dice andiamo a vedere di cosa si tratta, perché poi una storia vera, secondo me, merita sempre, sempre di essere vista e conosciuta, perché una vita è sempre fonte di insegnamento. Quindi sì. E poi è proprio una sua esperienza che vuol mettere a disposizione degli altri, quindi io lo trovo anche un atto di grande generosità da parte di Abby, perché ha messo a disposizione anche degli atti non belli del suo carattere o della sua vita passata, anche cose che la facevano un po' arrossire. Insomma, non è che tutti nella propria vita abbiamo sempre fatto le scelte migliori o siamo sempre stati impeccabili. Lei mette a nudo tutto il suo passato, quindi anche cose di cui non è particolarmente orgogliosa, e io credo che questo sforzo sia da apprezzare, sia da condividere, soprattutto con i più giovani, proprio per interrogarsi se appunto anche la direzione della nostra società o il nostro modo di vivere, di pensare, di magari senza farla apposta, di nascondere alcune cose meno certo, comode, sia poi il modo corretto. E quello che posso garantire a tutti è che non si esce da questo film col muso, anzi, bellissimo. È un film veramente con un bel finale, un finale che è realmente accaduto e che veramente ha un insegnamento molto forte, al di là del tema che tratta il film, ma proprio un insegnamento totale di vita, che è quello proprio di vivere la propria vita nella consapevolezza di fare il bene per noi e per gli altri, perché questo in ogni caso ci ripagherà sempre.
Ed è questo un po' il messaggio del film, che trovo veramente straordinario e che credo possa donare carica e forza a tutti, a prescindere dalle idee, dai colori o quant'altro. Quindi grazie veramente tanto, Alessandro. Grazie. Grazie a te per questo momento veramente bellissimo. E quindi per chi ha già prenotato, l'appuntamento è il 24, e invece io e te ci vediamo a questo punto il 28. Io ci sarò sia il 24 che il 28, Alessandro il 28 sicuramente, vediamo se comincio ad esserci anche il 24, però il 28 sicuramente. Ok, grazie di cuore. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Ciao.